Da podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me in compagnia c'è Francesco Liva del gruppo di ricerca Ludus. Ciao Lorena, ciao a tutti. Dunque siamo qui insieme, tra l'altro per la prima volta sono super emozionato perché è la prima volta che registro con qualcuno vicino e non da, da StreamYard. Ad ogni modo, eh, sono qui con Francesco perché ritorna all'appuntamento di Virtual Wars. Se ben ricordate, si tratta di un appuntamento con i ragazzi di Ludus, in cui commentiamo i videogiochi storici per capire la, le rappresentazioni storiche che vengono fatte al loro interno e perché. Ora, mh, siamo vicino al 7 dicembre, che qualcuno, come ricordate, il 7 dicembre. Eh, risale ehm, all'attacco di Pearl Harbor nel 1941. Soprattutto è passato un mese dall'uscita di Call of Duty Vanguard, che è l'ultimo capitolo della, della serie che ovviamente va a trattare la seconda guerra mondiale. Dico ovviamente perché. Come abbiamo anche avuto modo di parlare con una, in una delle puntate podcast precedenti con Ludus, abbiamo visto come questa seconda guerra mondiale comanda proprio la, le rappresentazioni storiche del Novecento a differenza magari di una prima guerra mondiale. Ora, caro Francesco, io mh, ti faccio una domanda, però un attimo devo fare una premessa, perché Call of Duty Vanguard... Portasi, eh, ci porta nella seconda guerra mondiale, ma per la prima volta utilizza i quattro fronti proprio del conflitto. Abbiamo il fronte occidentale, il fronte orientale, il fronte nordafricano e il fronte poi sul Pacifico. Com in particolare con Francesco noi ci concentriamo sul fronte nordafricano. Perché? Eh, I perché sono tanti. Però ecco, eh, nella missione di Call of Duty Vanguard noi giochiamo con gli australiani, combattiamo nella battaglia di El Alamena del 1942, è e' con... Tobruk anche. È anche Tobruk, esatto. Eh, qual, è, qual è però la sorpresa? Che non ci sono i fascisti, cioè noi combattiamo nei panni del, degli, degli australiani, in particolar modo di Lucas Riggs, contro le forze naziste. Invece Francesco adesso ci spiegherà come nel fronte nordafricano l'esercito italiano ha avuto un ruolo. Quindi se ci puoi meglio spiegare il contesto del fronte nordafricano durante la seconda guerra mondiale. Ma certo. Ma a parte il fatto che è strano, no? che dicevi che la seconda guerra mondiale domina eh, i videogiochi, i videogiochi diciamo, di guerra in questo periodo, perché comunque in realtà siamo anche nel periodo siamo nel 21 2021, siamo nel centenario del, proprio dell'esordio del fascismo. No? Sì. Cioè, quindi, insomma, in questi anni qua si potrebbe sfruttare anche la ricorrenza, proprio per sensibilizzare un po' eh, l'opinione pubblica e l'utenza che non è appunto fatta soltanto da storici, proprio per avvicinare ha un argomento che ancora oggi è molto caldo Già. nel nostro paese ma anche insomma in tutta Europa e in tutto il mondo e giocando appunto a Call of Duty Vanguard o Vanguard io lo chiamo Vanguard Vanguard forse è Vanguard vabbè, vabbè. comunque Gettiamo giocando tutto. a questo gioco sì alla parte il fatto vabbè devo dire che effetto, come al solito partendo dalle cose più come, se, come dire insomma dalle cose un po' più, meno, meno pesanti ecco la grafica è incredibile devo dire è veramente incredibile però, come al solito, appunto eh, andandoci un po' ad informare anche un po' sui, sul, sui retroscena del, del videogioco, in realtà all'inizio mi ero fomentato perché avevo letto che il Reggio Esercito italiano era presente, quantomeno nelle missioni, appunto, del Nord Africa, quindi in Tobruk e nella Lamein, dove sono stati molto presenti. Mm. Sono state le forze in campo sicuramente maggioritarie, anche perché per l'esercito italiano tra il 40 e il 42 diciamo l'unico teatro veramente importante era proprio quello del Mediterraneo e quello del Nord Africa certo. soprattutto come penso eh, tu sei una storica quindi tu lo sai sicuramente però la difesa delle colonie in quel momento era uno degli obiettivi principali del regime fascista e invece non c'è traccia la prima missione d'apertura in cui eh, correttamente si giocano gli australiani questo va detto correttamente c'era scritto all'interno delle varie wikia di Call of Duty ehm, un'imboscata ai, ai danni del regio esercito italiano e delle forze tedesche e invece ci siamo messi a giocare anche insieme e in effetti non c'è traccia di soldati italiani o di soldati fascisti in generale c'è soltanto traccia appunto delle forze tedesche e questo è un problema che secondo me andrebbe affrontato insomma almeno nel mondo della, della critica videoludica ecco. Certo, ma noi abbiamo provato un pochettino a sensibilizzare su questo argomento, perché su, su que, quando noi giochiamo un gioco sulla seconda guerra mondiale, non è che vogliamo i fascisti per partito presto, però appunto ci aspettiamo quantomeno una sorta di rappresentazione più fedele possibile. Fermo restando che Call of Duty è fantastoria di base, non, non si può prendere come Strumento per imparare la storia? Assolutamente no, però quantomeno, soprattutto se tu mi presenti un titolo che ha una visione planetaria della guerra, quindi che mi vuoi mettere finalmente tutte le forze in gioco, e però vedi che poi manca, nel, come dici tu, in un fronte dove l'esercito italiano ha un ruolo centrale. Dove non, non, non c'è, almeno io non ci ho, ho fatto proprio caso, l'abbiamo visto poco fa perché sì. con Francesco abbiamo giocato a, a Vanguard prima della registrazione per rinfrescarci un po' la memoria. Noi li abbiamo beccati. Cioè, Francesco soprattutto che è molto esperto di storia militare, lui subito dalle, dalle, dalle divise, diceva: No, quelli sono nazisti. Ed effettivamente, poi dopo aver fatto le carneficine, ci avvicinavamo ai cadaveri e notavamo poi. Tutti, tutti i simboli del, del soldato nazista, certo. ma non abbiamo trovato traccia del, del fascista. È indubbio, e fuori discussione che il soldato nazista per la produzione americana soprattutto è quello che ha più appeal, è ovvio, è sempre stato così e sempre sarà così, però poteva essere giusto agli albori dell'era videoludica, quando magari appunto non, non si poteva entrare troppo nel dettaglio su certe cose mm -hmm. e allora semplificando proprio all'osso, si riduce l'asse alla sola forza tedesca esatto. e a quella giapponese poi in realtà perché in effetti eh, poi anche, anche in Vanguard c'è Midway con i giapponesi che giustamente quella è la realtà però sarebbe bello vedere le forze italiane per una volta quantomeno anche per far capire una... Quello che per noi è stato il fascismo, cioè una ferita comunque ancora aperta, e così invece viene un po', non dico ridicolizzato perché sarebbe una parola un po' troppo forte, ma sicuramente banalizzato, cioè la non esistenza totale. Esatto, esatto. Infatti, più che banalizzato, proprio dimenticato, dimenticato. Cioè, proprio non, non, è, non esiste. Tra l'altro, tu giustamente citavi i giapponesi, perché compaiono anche in Vanguard, e sono comparsi anche in altri capitoli di Call of Duty, mi viene in mente World at War. Però comunque se tu ci fai caso c'è una differenza sostanziale, ripeto, tra il cattivo nazista e il cattivo giapponese. Sì. Cioè, come, qua, qua io vedo una banalizzazione. Cioè, ormai il nazista è il villain nella cultura pop <ride> al pari dello zombie o di un altro cattivo che ti entra proprio nell'immaginario e viene svuotato proprio dal suo valore storico. Tant'è certo. che in vanguarda, ripeto, tu becchi i nazisti e becchi i giapponesi, ma il giapponese ha questi. Mh, Soldati nella giungla che ti fanno gli assalti e ti, ti, ti nervosiscono e basta, e tu lo percepisci come avversario che devi battere per sopravvivere. Certo. Quando tu combatti contro i nazisti, con, tra l'altro con of duty Vanguard ti mette nei panni di quattro soldati che fanno parte di una squadra speciale, contro i nazisti ripetete questo racconto quasi uh, solenne, epico, dei buoni contro, contro il cattivo che è il nazista. Certo. Che sia chiaro, non è togliere le responsabilità ai nazisti, però... Quanto meno una visione molto banalizzante della seconda guerra mondiale anche nei confronti dei giapponesi che vengono messi lì perché sì, c'è la guerra nel Pacifico riguardo gli americani, ma di base sono spersonalizzati totalmente da questi soldati che ti fanno gli agguati nella giungla, punto. Sì, Si continua ad alimentare poi lo stereotipo comune a... che vede No? che gli americani sono stati gli unici vincitori della seconda guerra mondiale se non fosse stato per loro probabilmente saremmo tutti parlanti tedesco esatto. e quant'altro. Ora è chiaro che il merito degli, degli americani è assolutamente riconosciuto, però la seconda guerra mondiale è stato un dramma multilivello, eh, mh, proprio, proprio parlando di, della parte diciamo relativa al Nord Africa, sia Tobruk che la Lamein, che sono i due scenari se non sbaglio della campagna nordafricana. Sì. In entrambe le reali battaglie l'apporto dell'esercito italiano è stato importante. Anzi, Reggio Esercito, mm, poi l'esercito italiano è venuto dopo. È stato importante nella nelle prime vittorie e nelle immediate sconfitte rovinosissime poi per l'esercito italiano. E, e quindi non è che qui si chiede di, di inserire l'esercito italiano perché per qualche motivo legato all'onore o, sai, no? Certo, Queste cose. è si Lo si chiede per accuratezza storica. Sarebbe bello per una volta. Vedere come era davvero strutturata la difesa, per esempio di Tobruk, oppure cosa è successo ad Alamein, dove il tributo pagato dagli italiani fu enorme perché furono messi in una condizione tragica dal punto di vista tattico e vennero completamente devastati dalle forze eh, alleate in avanzata. Quindi, insomma, non vederli un po' fa male. E, e questa cosa, e eh, magari mh, qui possiamo anche concludere se, se questa parte qua, insomma, in realtà succede per gli alleati perché gli australiani ci sono mm. e spesso le, le parti minori degli alleati vengono inserite è come se ci fosse molta più accuratezza per quanto riguarda le forze eh, alleate rispetto a quelle dell'asse è chiaro che nell'asse non c'erano solo italiani no? nel nostro articolo abbiamo evidenziato come non c'è traccia per esempio degli ungheresi o dei romeni chiaro quindi il problema, noi parliamo degli italiani perché siamo italiani e quindi conosciamo meglio la nostra realtà, certo. però in realtà l'asse era composto anche da potenze minori che hanno dato il loro eh, contributo ad una causa che ovviamente non era la causa eh, che, che ci appartiene, chiaro. Però ci sono esistiti e quindi il compito di uno storico è comunque far luce su tutto quanto e non banalizzare a semplicemente bene, male, eh, non utile, utile, eccetera, eccetera. Insomma. Sì, io concordo pienamente in toto con quello che hai detto. Tra l'altro, la cosa che tu prima parlai la seconda guerra mondiale appunto come un dramma: il fatto è che manca il dramma quando giochi a Call of Duty, hai eh? questa spettacolarizzazione. Eh sì. Fomentando, perché poi ti diverti pure? Io mi sono divertita a giocare a Vanguard, nonostante comunque la stessa campagna abbia dei limiti anche a livelli narrativi. Ecco. Però, ecco, forse come dici tu, nel 2021 c'è bisogno di uno step successivo. Torna a ripetere: nel momento in cui tu mi dici che okay, stiamo facendo un nuovo gioco sulla seconda guerra mondiale, però questa volta gli diamo un'impronta planetaria e ci ritroviamo alla solita manfrina di base, la solita retorica, perché non cambia niente certo. rispetto al World War II che abbiamo visto nel 2016, al Call of Duty del 2016, quindi qui ho anche un po' il dispiacere la mare in bocca, torno a ripetere, non mi aspetto io l'analisi e la rappresentazione precisa, storica da Call of Duty, Call of Duty non sì. deve insegnare la storia, però anche è anche vero che sto utilizza ormai una retorica che for forbia agli immaginari riguardo alla seconda guerra mondiale, che non è il dramma, non è uno dei conflitti più truci della contemporaneità in Call of Duty, è puro spettacolo in cui vincono sempre i buoni contro un cattivo che sì, può avere le forme del giapponese, ma di base è il nazista. Sì, è sempre il nazista, il cattivo è proprio il villa impera antonomasia. Sì. Ma ci sono stati a riguardo anche numerosissimi studi di carattere sociologico, antropologico, proprio sulla disumanizzazione mm. del soldato tedesco, no? E non, non di quello italiano, ma banalmente perché l'italiano non c'è mai e in pochi si, si avvicinano a questa realtà. Eh, però la disumanizzazione del Stato tedesco nei film e anche nel videogioco è un argomento che potrebbe essere approfondito sicuramente di più. Questo poi è un terreno, come al solito, molto minato perché parlare di questa cosa è un attimo che si viene fraintesi. Certo. Infatti noi ci teniamo a ribadirlo più volte, non è che lo si fa per un chissà quale ragione, ma semplicemente perché... Da storici non possiamo esimerci dal studiare tutti gli aspetti. E quello del, del mondo del videogioco, che è un tema molto nuovo, ecco. La roba, la roba sulla seconda guerra mondiale, per quanto sia la seconda guerra mondiale, un argomento ipertrattato, la seconda guerra mondiale nei videogiochi ancora secondo me è un terreno che può essere sviluppato. Assolutamente sì. Io adesso ti chiedo, visto che appunto dicevi che gli italiani non vengono menzionati, soprattutto nelle produzioni videoludiche. Perché quest'idea dell'italiano che non conta all'interno delle dinamiche della seconda guerra mondiale? Noi abbiamo avuto modo di parlarne in un articolo di Ludus, poi presentato anche in un convegno a Torino nel 2019. Secondo me è interessante riprendere le... Questa idea dell'italiano brava gente e quindi dell'italiano non cattivo, però ecco i di ah, sì. spiegarcelo un po' meglio. Beh, Ludus è nato proprio sulla base di questa domanda, cioè per Beh. quale motivo i fascisti non ci sono mai all'interno dei videogiochi, non appaiono mai. Ora, il problema secondo me è molto, molto più complesso di quello che sembra. È chiaro che nella visione comune il soldato italiano non ha. Eh, dato il suo contributo al conflitto e quindi essendo praticamente già perché poi alla fine parliamoci chiaro da una parte non possiamo neanche nasconderci dietro un dito cioè quello che è accaduto già a partire dal 40 in Grecia è stata una catastrofe totale per diverse ragioni eh, per impreparazione ai vertici per equipaggiamenti scarsi e scadenti impreparazione in in generale a un conflitto insomma errori politici militari eccetera eccetera questo quindi lo sappiamo già eh, e quindi, da una parte, una ragione è questa, dall'altra, però, il, diciamo, i governi, possiamo dire i governi, ma la politica che si è interessata agli argomenti non ha mai avuto un reale interesse nel eh, distruggere questo stereotipo mm. dell'italiano dell brava gente. C'è un libro molto bello di Focardi, che è Il cattivo tedesco e il bravo italiano, ma già ai tempi del Boca si parlava di questo argomento. L'esercito italiano ha commesso crimini di guerra molto brutali in tutti i teatri in cui ha, in cui ha partecipato. Ehm, C'è anche questo bel documentario disponibile, mi pare, su, eh, non su YouTube ma su Vimeo, può okay. essere o su sì, Daymotion, non mi ricordo, che si chiama Brutal Legacy, un documentario inglese prodotto mm. dalla BBC, in cui vengono documentati i crimini degli italiani in Etiopia soprattutto e in Croazia, che sono stati crimini efferatissimi, eh, al pari di quelli commessi ai tedeschi. E la deportazione anche no, dei, degli ebrei di Roma, per esempio, è certo. un fatto abbastanza passato alla storia. Quindi, insomma, noi ci siamo un po' autoassolti in realtà. Cioè ti pare che l'italiano, così buon tempone, gli piace da mangiare gli spaghetti, gli piace da mangiare la pasta, la pizza e il mandolino va a fare crimini efferati in Croazia, in Etiopia. In realtà, in realtà sì. Eh, sì, cioè, sì, e soprattutto in Etiopia, poi ecco adesso che l'argomento è molto caldo, per esempio si sta parlando della, della sessualizzazione, della schiavizzazione delle donne schiave africane mm. sia in Eritrea che in Etiopia che in Libia, quindi insomma problemi veramente pesanti eh, che purtroppo sono stati per molto tempo tenuti, non nascosti, perché nascosti... Sarebbe dire come un complotto, certo. molto semplicemente non, non si è voluto parlarne sì. perché non siamo ancora pronti a parlare di certe cose, quando invece in realtà documenti, fonti, archivi ci sono e sono problematiche che adesso stanno finalmente venendo a caldo. Quindi, insomma, da una parte per me la, 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 il lato nostro è quello, la, la poca volontà di voler aprire questo armadio e tenere tutto un po' nascosto, dalla parte invece statunitense, americana anche diciamo, del mondo anglosassone esatto, possiamo sì, dire forse più, sì, da generale. parte loro eh, secondo me la mia, la mia personale interpretazione è che il tedesco ha più appeal cioè il tedesco è quello che ha messo sotto scacco l'intera Europa in un anno praticamente è arrivato alle porte di Stalingrado era presente praticamente dappertutto e, e quindi un po' la forza americana che è stata attaccata poi dai giapponesi a Perl'Arbor, Harbor, quindi quello insomma sì. E loro sono stati talmente tanto potenti, forti e onnipresenti che sono stati universalmente riconosciuti come il nemico della seconda guerra mondiale, il nemico del bene, cioè sono il male sì. assoluto. Ecco. E quindi è difficile inserire il soldato italiano, che invece l'italiano è sempre visto come appunto, pizza e mandolino dagli americani, perché? Qual è il motivo? In realtà, appunto, noi sappiamo, andando a fondo poi, sia nella storia militare che nella storia politica che nella storia sociale. Gli italiani non erano solo pizza e mandolino. E in ultimo, piccolo inciso, la cinematografia comunque non ha fatto niente per aiutare, per esempio. No? Ne abbiamo parlato abbondantemente nel nostro articolo. Eh, la cinematografia ha fatto poco negli anni più caldi eh, se, per sensibilizzare se sull'argomento. C'è qualche film. Eh, C'è Mediterraneo, che secondo me è l'esempio no, più, esatto. più lampante. Poi anche nel più recentemente, oddio, recentemente, ormai comincia a essere stati mesi a 20 anni <ride> Non, ah, è non è tanto recente. recentemente, e il film è La La Linea del Fuoco. Mm. E ci sono stati svariati La in realtà, perché La è stata la nostra battaglia, diciamo, passata più eh, alla storia di tutte, insomma. No? E quindi c'è stata volontà di raccontarla, ma la narrazione che ne viene fatta è una narrazione sempre epica, no? è come. Ci sono, come se, com era quel detto, ci sono sconfitte più memorabili di certe vittorie, mm, ecco, sì. e quello è il caso della main, cioè la gente che ne parla, solitamente ne parla come questo, ah perché in netta minoranza gli italiani hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro, mancò fortuna, non mancò valore, no? il famoso motto che è anche oggi ancora stampato su una pietra proprio lì nella main, cioè in realtà più che fortuna mancarono tutto, <ride> tutto. Eh, e quindi... Però ecco, secondo me bisognerebbe approfondirlo. Il videogioco è una buona occasione, secondo me, per poter approfondire il ruolo dell'esercito, del Regio Esercito italiano, soprattutto, ma usarlo come connettore per parlare poi del fascismo, che è quella la causa principale. Quindi... Sì, ah, effettivamente allora guarda, mi ha dato tantissimi spunti. Prima parlavi tu della produzione cinematografica, ora per esempio vi consiglio un articolo, non so se tu hai avuto modo di vedere Freaks Out. No. Peccato, no. però si ricollega molto bene a questo discorso che ha appena fatto. C'è un articolo molto bello scritto da Matteo Lupetti, poi ve me lo metto nel link mm. in descrizione, che mh, senza fare spoiler, però Frix Out parla di ambientato durante eh, l'occupazione nazista di Roma. Oh. E nel mezzo, in questo contesto, abbiamo questi fenomeni da circo che hanno delle, delle capacità molto peculiari, quasi supereroistiche. Ho capito. Quindi il concept è molto figo e interessante. Io lì per lì l'avevo notato, però mi sono concentrata molto più sulla caratterizzazione singola dei personaggi. Invece Matteo Lupetti fa un discorso molto interessante, che anche in questo caso nel 2021, film che parlano della Seconda Guerra Mondiale, ambientati in Italia, lì tu non trovi traccia dei fascisti anche le varie mh, eh, deportazioni degli ebrei sono sempre da parte dei nazisti gli, gli italiani com che compaiono come, guerrigli come guerriglieri appunto fanno parte della resistenza come appunto giustificarci da questa cosa come dire ok noi abbiamo combattuto quando abbiamo capito abbiamo sbagliato poi abbiamo combattuto il nemico nazista un po' questo lavarsi la coscienza certo. che si ricollega un po' a questa cosa di noi italiani che ancora dobbiamo fare i conti con l'eredità del fascismo non capiamo bene le gravità e le problematiche ereditate dalla, dal fascismo. Questo appunto per fare un esempio proprio recente di italiani brava gente nella Sì, ma tu prova anche soltanto, Lorena, a immaginarti un gioco in cui, per esempio, anche un gioco non per forza di produzione italiana, ma anche un gioco di produzione anglosassone generico, diciamo così, nord-europea, non so. Prova a immaginarti un gioco in cui si decide davvero di mettere l'esercito italiano. O Le Camicie Nere, per esempio, e non so. Si decide di inserire magari uno scenario ambientato appunto a Roma, perché no? Oppure, non so, insomma, in Italia, più generico, Italia, in cui si può interpretare. Perché spesso è stato fatto con i francesi, no? I partigiani francesi. Sì, tra l'altro, Call of Duty World War II mette eh. in mezzo la resistenza francese. Oltre al fatto che sorvoliamo sul peso e l'importanza che ha avuto la resistenza italiana, che invece è trattata pochissimo dai videogiochi, ma vabbè, però poniamo il caso, ma tu ti riesci a immaginare la reazione del pubblico italiano a, non so, l'interpretazione di un personaggio partigiano che ammazza un fascista? Certo. E subito immagino io si leverebbero gli scudi, ma mio nonno esatto, esatto. era un fascista e viceversa. Cioè, mh, è, è un argomento complesso, Molto non delicato, abbiamo ancora fatto sì. davvero i conti, noi come dicevano in Boris, no? stiamo <ride> uscendo da... Che era le signorie, il problema delle guerre. Insomma, una battuta mi ha fatto molto ridere sul fatto che non si era pronti addirittura alle guerre puniche. Cioè, figuriamoci a esatto. Machiavelli. Ecco, cioè, esatto, figuriamoci esatto. al fascismo che è successo letteralmente l'altro ieri. Quindi, eh, le occasioni ci sono state, questo va detto. Però il videogioco è l'ennesima. Secondo me, cioè, il lavoro nostro deve essere proprio quello di spingere in quella direzione lì. Cioè, come oggetto non soltanto di divertimento, ma anche. Cultura, cioè ah, un oggetto quello culturale sì. quello sì: no, su Sostenere, parliamo sempre di cultura della, della, del videogioco. Tra l'altro, tu prima parlavi effettivamente delle camine, ora mi è venuto l'esempio di Mafia 2 che Mafia 2 non è un gioco bellico, però è un gioco che si rifà a un contesto storico ben preciso. È una della prima missione di Mafia 2 durante l'operazione in Sicilia, l'operazione sì. ASI. Lì, lì, con mia enorme sorpresa <ride> c'erano i fascisti, ma. Il problema è che lì utilizzano un altro falso storico, la, eh, mafia. la mafia. Sempre per spiegare a chi ci ascolta, mh, cioè questo, che si, mi rendo conto del fascino di questa tesi, che, secondo la quale eh, gli, gli, gli americani, quando sono arrivati in Sicilia, avevano il supporto dei, dei mafiosi eh, locali grazie all'Achille Luciano. Tant'è che gli americani per annunciare il loro arrivo si parla di questo aereo che lasciò cadere dei fularro con le iniziali di Lachi Luciano. Ripeto, una storia fighissima, molto affascinante, molto affascinante assolutamente. assolutamente. Però poi alla fine le fonti ci dicono, fonti studiate poi dagli storici, che non è vero, cioè non c'è la, la prova concreta. Sicuramente Lachi Luciano non ebbe un ruolo cruciale nell'accettazione nell degli, degli americani in Sicilia, considerando che lui appunto... Ormai di base era americano e non avevo più contatti con la terra natia. Quindi si nascono tutti questi, questi falsi storici di indubbio fascino, ma che in realtà dicono poco di vero. E questa cosa la ritroviamo in Mafia 2. Quindi in Mafia 2 noi abbiamo le camicie nere, il riferimento chiaro a Mussolini. Ma per parlare di cosa? Per parlare dei mafiosi che decisono, decidono di andare contro Mussolini. Perché c'è eh, la luciano che conferma che tutto va bene, ci dobbiamo fidare agli americani perché tanto Mussolini è finito e noi ci dobbiamo salvare la pelle. Quindi anche qui anche una cosa sempre molto macchettistica, banalizzante. Ma questo noi perché non. noi con Oliva con Oliva e con i ragazzi di Ludus? Non ci, ripeto, non ci aspettiamo che il videogioco diventi didattico, un videogioco come Mafia o come Call of Duty. Il nostro proposito è parlare comunque di queste problematiche certo. in modo tale che chi gioca non dia per scontato quello che appunto gioca solo perché ha un contesto storico, ma inizia a pensare con giudizio critico per dire ma scusate ma se nella men c'erano i fascisti perché in Call of Duty, nell'ennesimo Call of Duty che mi prende il, nord il fronte nordafricano non ci sono i fascisti, quindi il nostro obiettivo è quello di farvi fare le domande giuste, così appunto da... Giusto anche da analizzare in ottica critica il videogioco perché non siamo nemmeno nel ok non denigriamolo più ma nemmeno a tessere lodi e basta cioè sì, ma poi non serve, che essere, non serve essere uno storico per notare magari dei dettagli esatto. completamente sbagliati che per carità la, la, la correttezza sarebbe una chimera che uno insegui no, il gioco perfetto la grafica perfetta per carità di Dio però insomma ecco neanche a commettere ancora questi macroni perché di giochi sulla seconda guerra mondiale ne abbiamo veramente un'infinità e l'ennesimo gioco sulla seconda guerra mondiale in cui ci sono i nazisti e basta e dall'altra parte gli americani già che hanno inserito eh, appunto ripeto gli australiani per me già è in qualcosa eh? sì, già è qualcosa sì, nel senso che in questa squadra, squadra speciale abbiamo un, un soldato britannico, una soldat soldatessa sovietica il eh. aust soldato australiano, l'americano eh, basta, sì. Quattro quattro membri: sì, eh, La sulla sovietica è sicuramente un qualcosa. Perché mi pare di capire comunque almeno da quello anche che tu mi hai raccontato, e da ammetto: quel, quel poco che ho giocato comunque a va Vanguard. O oh Vanguard ancora non ho capito come si deve ah, dire. Il cuore però il cuore, non, non e... non il cuore. Che comunque vengono toccate delle dinamiche, delle tematiche. Scusami. Importanti esatto. come no, il ruolo della donna all'interno del, degli eserciti o comunque l'apporto della donna al conflitto e anche tematiche, mi dicevi, di, eh, di razza, esatto. di segregazione, eccetera. Io ti dico di quello che so, eh, appunto proprio in Tobruk, in effetti eh, si creò una divisione tra la parte inglese dell'esercito, diciamo, lo schieramento alleato. Tra la parte inglese e quella australiana, no? mm -hmm. perché c'era un po' di diffidenza insomma, tra gli uni e gli altri. In realtà, gli australiani sono sempre stati, appunto, come tutti i, i membri del Commonwealth, dei subalterni. E quindi devo dire che questo è un pregio del gioco. Cioè, arrivare così nel dettaglio, su una, cioè, addirittura a rintracciare la, la tensione che c'era tra gli australiani e gli inglesi, beh, questa è una cosa. Sicuramente positiva. Ma eh, tu hai notato anche altro, no, mi dicevi? Sì, ma è, è qua poi deriva il dispiacere, perché vedi l'apertura verso ad aspetti magari secondari in un certo senso e magari sicuramente non trattati nelle produzioni mediali che adesso ottengono spazio. Metti anche il ruolo della resistenza per citare il vecchio il vecchio Call of Duty del 2016 che riprende appunto la seconda guerra mondiale. Eh, però d'altro canto, quando devi fare le rappresentazioni giuste, ripeto, ti dimentichi fascisti. Ma vabbè, sì. eh, cosa è che mi ha colpito piacevolmente di questo Call of Duty Vanguard? Che però poi si va a distruggere nel, vedendo l'effetto generale, che appunto dà spazio anche al discorso della segregazione degli eserciti, sia questo appunto della tensione che vi era tra l'esercito britannico e l'esercito australiano lì, proprio. Um, come dire, si, si percepisce proprio il discorso del tu facevi dei subalterni del Common. Beh but. sì. Ecco, durante il gioco si vive nei panni di Luca Riggs questo senso di inferiorità nei confronti dei britannici che veramente non, non, non trattavano quasi come umani. E eh, quello è importante, no? Perché in realtà è l'altro, eh, sembra strano, ma è l'altra faccia della medaglia. Cioè, eh, in Nord Africa combattono da una parte italiani e tedeschi, uh -huh. dall'altra eh, inglesi per la maggior parte, e mh, del, addirittura eh, ad El Alamein partecipano battaglioni greci, mm. cioè arrivati dalla Grecia, insomma reclutati chi più chi meno, quindi insomma era veramente un melting pot, però chiaro che i generali erano quasi esclusivamente britannici, no? e come, come è logico che sia, e um, già, dai primi già dalle prime sconfitte in Nord Africa, i soldati tedeschi che vanno a formare l'Africa Corps, sono molto diffidenti gli italiani, perché gli italiani sono in grande difficoltà, non sono preparati a un conflitto così di là, la su larga scala, e quindi questa cosa ven ven venne un po' evidenziata nel film La Alamein, appunto quello del 2001, mi pare, in cui i tedeschi, ritirandosi dalla Alamein, lasciano a piedi gli italiani, gli fanno le pernacchie mm. o comunque li, li mandano a quel paese, lasciando indietro appunto l'italiano che non è, secondo loro, un soldato all'altezza. Ma questa cosa qua, che più volte è stata invece, no, la diffidenza de dei tedeschi nei confronti degli italiani è stata ripresa più volte, da un sacco di studi, anche, è anche un po' proprio quasi stereot uno stereotipo sì. ormai. Sì. Ma questa cosa è accaduta anche in altri eserciti, cioè non è che tutti gli eserciti erano, gli alleati tra di loro, erano buoni e cari. Ecco infatti che appunto a Tobruk gli australiani sono stati, non segregati, non sarebbe la parola giusta, semplicemente c'era della diffidenza, cioè erano sotto. Basti pensare anche ne abbiamo anche parlato in un'altra puntata di, di Virtual Wars al sacrificio enorme che hanno fatto i polacchi, per esempio, a, a Monte Cassino. Mm -hmm. Cioè non è ci hanno mandato vero. gli inglesi. E questa è una cosa degli eserciti, secondo me, molto interessante, molto importante. Io ti faccio un ultimo esempio: ne potrei parlare veramente per ore, ma eh, addirittura nelle, nelle guerre coloniali. Nelle guerre coloniali. Ehm, non è che venivano inviati sul posto soldati della nazionalità, della madrepatria e basta. Anzi, in realtà molto spesso i soldati erano reclutati proprio lì. Mm. Sia per esempio gli Ascari in Italia, ecco erano soldati eh, di colore per l'appunto, anzi loro erano proprio, eh, neanche Italo-Eritreo, italo mi sa che erano proprio gente nata in Eritrea, che veniva reclutata all'interno di questi battaglioni e mandata a combattere contro gli inglesi. Infatti, spesso c'erano casi di defezioni, ma spesso no. Mm. Cioè, quindi, insomma, eh, però per esempio io conosco il Portogallo, la guerra coloniale portoghese è stata combattuta da, per dieci anni in un periodo diverso, stiamo negli anni 60. Ma in Angola e Mozambico a Capo Verde non ci vanno soltanto portoghesi del Portogallo. Molti, molte frange dell'esercito sono composte da angolani portoghesi da certo. mozambicani portoghesi che sono più lealisti o comunque vengono costretti a, a partecipare al conflitto dalla parte paradossalmente diversa da quella dei propri cioè, è strano vedere un angolano che combatte certo. contro la libertà degli angolani esatto. e questo accade in tutti gli eserciti quindi, quindi sì è un aspetto molto questo... interessante questa disparità proprio tra gli eserciti, come dire no, che gli alleati erano tutti fratelli per combattere sì. contro un male unico, appunto il nazista, in realtà non era così. Per non parlare dei tedeschi, perché comunque i tedeschi hanno trattato gli alleati minori in maniera. Certo. Ecco. Ma infatti, per esempio, però questo no, 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 lo, lo, lo riprendo dopo. <ride> però, tra le altri, a proposito sempre del razzismo, che è un tema che emerge spesso in Call of Duty di Vanguard, l'altro esempio. È fornita invece dall'esercito americano. E ripeto, questa cosa un po' par mm. sorpreso perché abbiamo sempre questa rappresentazione dell'esercito americano come giusto, uh, per, che lotta per il bene, eccetera, eccetera. E invece, per una volta Call of Duty si addentra una delle problematicità. In quel caso, dal, durante la seconda guerra mondiale era ancora, vigeva ancora la segregazione tra nel, nelle truppe dell'esercito americano. Quindi i neri combattevano eh, tra di loro. Così come i bianchi combattevano tra di loro, e questa cosa emerge molto all'interno all del gioco durante eh, la missione. Non mi ricordo mi si chiama il personaggio americano, comunque durante la battaglia nelle Midway. E ehm, eh, do, do un po' di curiosità storiche appunto a chi ci segue: alla fine, la segregazione razziale, questo appunto è giusto e fedele. Eh, Fini all'interno dell'esercito americano con un, un act promosso da Truman nel 1948. Ma la prima volta che entrò in vigore questo, questo act, Executive Act, fu con la guerra in Corea del 1950. Oh. Quindi capite bene quando. Cioè, è passato un po' di tempo effettivamente ma durante la seconda guerra mondiale vi era quindi la segregazione all'interno dell'esercito americano e ripeto mi ha stupito come, come questo aspetto abbia trovato spazio all'interno di Call of Duty E qui è anche un po' l'amaro perché dico appunto ma ti impegni tanto che ripeto alla fine li lascia emergere questi temi in maniera un po' sbrigativa però ne parla e perché allora non puntare sempre sulle stesse so e solida narrazione della seconda guerra mondiale che soprattutto certo. nella serie di Call of Duty è quasi onnipresente però posso dirti una cosa certo. che secondo me Call of Duty almeno a livello proprio storico non era partito così male cioè il primo titolo di Call of Duty come si chiamava? Call of Duty? E basta. era uno, sì, uno. Call of Duty ti posso dire che, certo, allora prendeva in esame in, analysis, in analisi. vabbè, sì, all'università. prendeva eh, sì, in fatto. considerazione i, i insomma, teatri molto, molto classici, quindi c'era la, la, la centunesima divisione aviotrasportata che finisce a San Mario Scusate il mio francese, ma non so come si pronuncia minimamente. E Ti posso aiutare? Però, anzi, dietro linee è nemiche è, è, è praticamente la storia di, di Salvatelzota, Torian, mm -hmm. in poche parole, sì. e poi c'era Stalingrado, eh, mh, eh, e diverse battaglie sparse sul fronte occidentale da parte degli con gli inglesi. Eh, non mi ricordo esattamente sì, quali. Primi, però c'erano. I, I primi tre Call of Duty sono, sono comunque tutti durante la seconda guerra mondiale che riprendono soprattutto il fronte occidentale. sì, mi pare c'erano de... forse sì, qualcosa del fronte orientale ora non ricordo. C'era Stalingrado, addirittura c'era Kursk che guidava i carri, su, cioè guidavi, sparavi col cannone. Mi pare che era il primo. O il primo o il secondo. Ma in realtà non erano, ovviamente non venivano toccate tematiche calde come appunto la segregazione dell'esercito come è negli ultimi titoli, perché poi è ovvio che adesso come adesso se ne parla no? e quindi i media come prodotto culturale stanno al passo, certo. è ovvio, rappresentano la nostra era, esatto. eh, nel 2000 quando è uscito il eh, Battle of Duty 1, penso veramente, ma addirittura prima gua... forse, Vabbè, cerchi... forse nel 2004, lo so cercando, lo so cercando, o nel 2003 i primi anni 2000 insomma, comunque mi pare. Non erano, non erano argomenti così caldi argomenti così discussi c'era anche un altro tipo di sensibilità proprio del pubblico esatto. 2003 eh, Quindi, insomma, siamo... Siamo... Di... e quindi rappresenta un po' quello che è però in realtà alla fine nella sua semplicità non era così male certo i problemi erano altri che tu da solo mi ricordo questa missione in cui tu entravi da solo in una diga completamente occupata dai nazisti e ti ammazzavi tutti da solo nessuno se ne accorgeva era una roba, insomma, un sì, po' surreale. Questo è un po' un problema di base dei videogiochi bellici, dove è il sì. supereroe um, Però, ecco, immortale. Praticamente. Arrivati a oggi, cioè continuare a, a riproporre la solita minestra riscaldata, tra virgolette, ma condita di elementi di contemporaneità, come la segregazione, il femminismo e quant'altro. Non, non, non è abbastanza, secondo me. Cioè, da, un, da una casa che fa videogiochi come, come Call of Duty, che, appunto, a livello grafico sono spettacolari e soprattutto hanno le disponibilità e le risorse per poter fare qualcosa di diverso, beh ecco noi ci aspettiamo, almeno io personalmente, che eh, questi videogiochi vengano, prendano in considerazione aspetti un po' più eh, tangenziali del conflitto. Entriamo un po' più nel dettaglio e smettiamo di rimanere solo sul generale Esatto, esatto. Guarda, io sono pessimista su Call of Duty, con Call of Duty non mi aspetterò mai una rivoluzione del genere perché di base... Il Call of Duty da sempre fantastoria non è storia vera. Poi soprattutto um, il fulcro di Call of Duty è l'esperienza multiplayer. Mm. Quindi, al momento in cui loro ti fanno una mappa che ha come contesto la seconda guerra mondiale o la guerra fredda o qualsiasi altro conflitto del Novecento bisogna dare qualcosa di conosciuto. No, dicono, dico loro giocano tantissimo effettivamente sulla fedeltà grafica, sia delle ambientazioni che delle armi, delle divise chi gioca multiplayer non si interessa poi delle vicende storiche hai ah, questa campagna che comunque fa piacere ai fan però fino a un certo punto il fulcro, ripeto di Call of Duty resta il multiplayer soprattutto quando c'hai un titolo come Warzone che uscirà nel 2020 ed è gratis, un, un free to play quindi io non credo che Activision abbia la, la voglia, la necessità e il bisogno di da poter stronti, fare un sì. gioco più accurato. Nonostante appunto tentativi di trattare argomenti come il razzismo, il, il ruolo delle donne, anche di ripeto della resistenza durante la seconda sì. guerra mondiale. Bisognerebbe. Però scusa e concludo, io mi aspetto invece delle rivoluzioni. Mm. Da parte di altri titoli, magari piccole produzioni, perché sono sempre quelle un po' più all sperimentali all'avanguardia. Pensiamo a Valiant Arts, pensiamo a This War of Mine, li citiamo sempre quando parliamo di rappresentazioni belliche. Purtroppo è pure passato un botto di tempo da quando sono uscite e non ne abbiamo esempi recenti. però li dobbiamo nominare per dire che qualcosa esiste, un'alternativa esiste, ha pure funzionato. Però l'alternativa ecco non me l'aspetto da Call of Duty. Questo è vero, no, sono d'accordo con te. È chiaro che le case minori, o oh, no, minori, poi è brutto indipendenti, più piccole. Piccole produzioni. Sì. Più piccole sono quelle che possono oggi fare la differenza. Perché in effetti, poi è vero che ho detto prima che Activision, come tante case enormi, no? Come si dice? non mainstream ma proprio il blockbuster, il blockbuster non so. eh, però non so se blockbuster è il termine AAA si utilizza AAA. Nel, nel settore videoludico e queste compagnie appunto AAA eh, è vero che hanno le disponibilità e le risorse per poter fare qualcosa di più però è vero pure che oggi in realtà eh, non ci vuole così tanto cioè i mezzi sono più accessibili a tutti e infatti è un fiorire di case eh, diciamo di editrici di videogiochi e di case produttrici di videogiochi e allora la speranza qual è? È che magari proprio da qui, cioè proprio dall'Italia, dall'Europa, venga magari una forte esatto. coscienza che possa... perché effettivamente poi alla fine, diciamo, se gli americani fanno un gioco in cui elogiano gli americani, nessuno si stupisce. Certo. Ecco. E certo, noi sì. però possiamo provare magari a pensare, anche assoldando storici, ecco, che comunque non è che sarebbe proprio del tutto male, proprio perché è possibile avere... noi che abbiamo una sensibilità diversa su certe questioni, è chiaro che possiamo, siamo noi quelli che possiamo fare qualcosa di diverso non noi io personalmente che so accendere a malvene un computer però almeno ci troviamo, <ride> come dire con virtual sì. Wars, come, di, come dicevo prima a sensibilizzare ad allenare il senso il senso critico però uh, assolutamente sì io volevo dire una cosa però purtroppo mi, mi è passata di, di mente vabbè mh, passo all'altro tema sempre parliamo seconda guerra mondiale no però volevo ritoccare il discorso di Influenza culturale, perché giustamente tu dici beh, se gli americani fanno un gioco sulla seconda guerra mondiale, fanno gli americani eroi, ok, cioè non ce l'aspettiamo, non ci stupiamo. Non ci stupi esatto, scusa, non ci stupiamo. Però è ecco, qui, per esempio, mentre giocavo a Call of Duty Vanguard, sto leggendo ormai da diverse settimane, però la giocata è confluita con questa lettura di I Tre Adolf. Si tratta di un manga scritto da Tetsuka, che è considerato il dio del fumetto, parte da un falso storico perché parla del tutto, tutto il manga sono bei, due bei volumoni senza fare spoiler però l, la scintilla, la miccia l'accende un, un falso storico che però regge l'intera trama dei tre Adolf, secondo il quale Hitler aveva origini ebraiche ah, okay. e tutta la storia si diffonde su questa cosa nonostante poi tutto il manga faccia una, tantissima attenzione al contesto e la cosa che mi ha sorpreso infatti, Lei, i fascisti così come i nazisti vengono più volte nominati, così come eh, da autore giapponese lui non ha alcuna remora nel criticare tutto l'imperialismo violento, aggressivo eh, del, gia Giappone. del Giappone. Quindi, come dire, il il, prendendo come esempio l'opera di, di Tetsuka, mi viene da pensare che il giapponese comunque abbia una visione mh, più planetaria, in effetti. Sì. E soprattutto più critica nei propri confronti, perché tuttora mh, la questione della bomba atomica, tutte le dinamiche della seconda guerra mondiale sono ancora molto vive in Giappone. Certo, beh, e ci mancherebbe. Ora, per carità, tre Adolf non ricordo di quando l'anno, comunque parliamo di un'opera abbastanza vecchiotta. Però ecco, mi ha sorpreso molto questa, questa cosa, così come un tipo di rappresentazione della guerra più cruda, noi la troviamo nelle, nelle rappresentazioni europee. Non per i citare di nuovo, Variant Arz e Diswar of Mind, però in The no, of Mind e Variant troviamo il conflitto crudo, non ripeto, non troviamo quella spettacolarizzazione volta a farti dire Wow, che bello! Si spara che bello uccidere i nazisti. E <ride> un, invece un, tu giochi e dici: Caspita, ma meno male che io sono nata, parlo come Lorena, però che sono nata, sono nato in un'epoca in cui io non devo combattere. Ma meno male assolutamente. Perché assolutamente. vengono i brividi. No, ma infatti, è bello il gioco, bello tutto. Poi però, nella realtà, ovviamente, noi non ci auguriamo mai che accadano queste cose. Però, ecco, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Che in effetti: poi anche a me quello che. Proprio quella che è la cosa che più mi disturba. È che per cercare di distaccarsi da questa sorta di, di generalizzazione, no? Quindi, sempre la seconda guerra mondiale,. Allora, Vanguard è la squadra speciale, che poi mi ricordato un po' me bastardi senza gloria. Cioè, sì, è vero. Non, è vero, non, non... ci sono ovviamente mille differenze, non oso, non oso metterli vicini, però ma la prima ci cosa sono. che quando mi hanno detto dice guarda che il gioco è una squadra speciale che recuta un po' tutti in giro, mi è sembrato proprio istintivamente quello lì. Comunque... Anche in Battlefield 1 che quindi non è legato a Vanguard, ok, no? Le divise. Ma il primo, battle, il primo ba dici, no, il battle Battlefield 1 uno, sulla prima, sulla prima guerra, mondiale. guerra mondiale. Ah, ok, ok. No, mi, mi era venuta in mente questa cosa perché riguardandolo, cioè, i soldati in questi giochi hanno sempre questo aspetto molto: anche un po' dark, no? Con questi sì. mantellette così, ma non era così, <ride> cioè, non, era, non, era, non, non andavano in giro con le mantellette giravano di spalle tutti coperti. E questi qua, anche, no? Ho visto la, la missione, per esempio, dell'assalto, cioè in cui ci si muove sul treno. Hanno queste divise un po'. Eh, sì, che è non vero, so, non sono soldati, bene. però i partigiani non giravano. Anche fossero i partigiani o le squadre speciali di sabotatori, non giravano, vestiti sì, così. Cioè. Sembra sì, proprio che ci sia una voglia di farti affascinare a mm. determinate figure. Sì. Che magari saranno anche esistite, ma qualcuno sarà esistito. No, allora in realtà sì. Cioè, tutti e quattro protagonisti sono ispirati a personaggi e storici, realmente reali, esistiti. poi romanzati per motivi di gioco. Però l'ispirazione viene da personaggi storici sì. realmente esistiti. E che questo secondo me rischia di generare... Cioè è chiaro che la, la romanz... insomma, romanzare un, uh, un personaggio per me è assolutamente lecito, è chiaro, si fa. Eh, lo fa il film, lo fa il videogioco, insomma. Però ecco, non troppo perché poi altrimenti si rischia di avere un effetto contrario, cioè proprio di mitizzare sì. queste figure. Che comunque nessuno era veramente. Nessuno era contento di andare in guerra, neanche i sabotatori grazie, più estremi. Grazie a eh. di che dici questa. Forse all'inizio qualcuno pensa. Ma nella prima guerra mondiale è avvenuta però che si reclutavano i 15 16 anni inglesi, andavano a reclutare. Ma si è capito subito cosa stava accadendo e nessuno ha più volontari eh, a combattere per cause che, che sentivano molto lontane, peraltro. Certo, i volontari ci sono sempre stati, e attenzione, chi si reclutava volontari, ma non erano così, cioè non c'era questa, questa epica della guerra, sì, esatto. era tutta propaganda di regime spesso o dei governi chiaramente che si susseguivano. Quindi questo secondo me è una cosa importante, che va sottolineato. No, ha sottolineato una cosa importantissima perché, ripeto, pure quando ho giocato l'ultimo Call of Duty io proprio mi scoccia questa retorica vedi compagni che ti vengono proprio sparati in faccia, esplosioni e tu protagonista che scherzi sulla morte e sulla guerra che lì per lì posso capire pure il drammatizzare certo. perché li trovi in un contesto orribile però farmi il super soldato soldatessa non lo trovo più credibile, non riesco a legare perché non puoi prendere tutta la leggera mentre ti stanno ammazzando la famiglia o Chiaro. i compagni accanto quindi hai assolutamente ragione, anche una retorica proprio ridondante che non ti crea l'empatia giusta all'interno di uno scenario di guerra come quelli della seconda guerra mondiale. Eh sì. Va capito pure appunto a chi è diretto quello di di Vanguard, cioè, al grande pubblico, quindi è sempre quello. Poi è un cane che si morde la coda. E eh. eh, alla fine, sì, però ripeto, noi ne parliamo la, no, la, fino allo sfimento: certo. esatto, che <ride> si, si colgano queste necessità e va ad arrivare mm. a un'evoluzione. Allora caro Francesco, noi siamo a tre quarti d'ora di registrazione, se tu non hai nulla da aggiungere chiuderei qui. No, io penso che abbiamo detto tutto, grazie come sempre dell'invito, è sempre un piacere, peccato che non ci sono gli altri due Valeri che salutiamo. Sì, esatto, salutiamo <ride> i due Valeri mancanti, però sono, spero che questo esperimento proprio in compagnia di Francesco vi sia piaciuto. Non so dirvi quando sarà il prossimo appuntamento di Virtual Wars, ma come capite, a noi piacciono le so, farvi le sorprese, quindi poi ci aggiorneremo. E io ringrazio ancora Francesco Liva per la disponibilità e ringrazio Grazie voi che ci voi. seguite ovunque su YouTube, Spreaker, Spotify e tutte le piattaforme di podcasting. Io Vi do appuntamento alla prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao ciao! Ciao a tutti!